Cogema organizza Dona un libro per la scuola presso la struttura del Don Milani, Staccia Buratta venerdì 4 aprile e Leonardo da Vinci e Maggiotti sabato 5 aprile. Una raccolta straordinaria di libri da donare alle biblioteche della scuola del comprensorio. I bambini di queste scuole potranno consegnare un libro che non leggono più, che non guardano più, per poi avere un attestato, come potete vedere dalle mie mani, un attestato che permette così di ripoter utilizzare nuovamente questi libri nel comprensorio e nelle scuole elementari. Un gesto importante per fare capire ai propri figli, ai propri ragazzi, che tutto si può riutilizzare e qualcuno può servire quello che a noi non serve più. Per lo stesso motivo viene aperta anche l'iniziativa su quella che è la tecnologia, o meglio sui computer, per poter così allestire alcune stanze per i ragazzi nelle scuole dove mancano, poter utilizzare vecchi computer non più utilizzati dalle scuole per creare degli archivi dei libri, degli archivi fotografici, insomma, per poter dare una seconda vita a delle apparecchiature che non vengono più utilizzate. Quindi vi invitiamo a partecipare a queste iniziative, perché sicuramente è un modo importante per dare un aiuto ai nostri figli e alle strutture che ospitano giornalmente i nostri figli. Stiamo appunto organizzando questa iniziativa di raccolta libri che ci consente di reperire dalle famiglie le risorse che purtroppo alla scuola mancano. Abbiamo anche pensato di raccogliere i computer che magari sono nelle vostre cantine e che voi non utilizzate più e che possiamo noi ricondizionare, rigenerare e preparare per dotare almeno ogni aula di un computer che possono utilizzare per il registro elettronico o possono utilizzare per come postazione internet e strumento didattico. Mamma ma cooks in Italia, mamma swims in Argentina, mamma's got a chunga, yeah. Mamma sports in Venezuela, mamma likes Cinderella, mamma's got a chunga, yeah. I say hola, hola. Hola bossa nova, I say yeah 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 yeah, I got a chunga yeah, pa 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 pa. Abbiamo questa signora che insieme alla figlia ha regalato, ha donato un libro che non legge più, che non guarda più, per poi tornare ad essere utilizzato da altri bambini. Sì, nella biblioteca della scuola. Quindi un importante gesto. Sì, è una bellissima iniziativa del Cogema per invitare bambini alla lettura e anche essere solidali con gli altri e con la scuola stessa. E per capire l'importanza anche di rirendere qualcosa. Certo, e anche di leggere quelli che hanno letto dei compagni poi. Perfetto, quindi un modo per un circolo chiuso. Sì, circolo chiuso, diciamo aperto. Aperto a tutti, bravo, esatto, molto giusto. Bene, grazie signora. Tutti i libri raccolti saranno donati alle scuole, saranno inseriti nelle biblioteche delle scuole, chiaramente suddivisi a seconda dell'argomento per ogni plesso. Domani sarà attiva la raccolta alla scuola del Giglio, anche lì saremo presenti per la raccolta dei libri. Vi invitiamo tutti a donare gli eventuali libri che avete in casa. Abbiamo anche attivato una lotteria interna finalizzata all'acquisto di lavagne interattive multimediali da inserire appunto in ogni aula. Hola bossa nova,
Abbiamo organizzato anche una mostra incentrata sulla figura di Don Milani e sul suo messaggio, che è ancora straordinariamente attuale, che inizierà il 3 presso la Fabbrica della Conoscenza durante l'inaugurazione della nuova biblioteca. Ci sarà un dibattito moderato dal professor Ser Jacopo Lauro e una mostra fotografica che sarà attiva fino al giorno 8.